cosa di, è già cambiato dall'ultima volta che sono venuto qua a nuoto, questa volta in aereo, quindi in aereo l'ho girata tutta la Sicilia, ho girato anche i loro paesi. Abbiamo girato da Mazara del Vallo col dramma dei pescatori, la cooperativa di destra e la cooperativa di sinistra, perché non ce n'era una, ce n'erano due, una in concorrenza con l'altra. E allora il problema che li univa era il problema delle reti, le reti imposte dall'Unione Europea, reti con la maglia larga per la pesca del gamberetto, cazzo, il gamberetto faceva degli slalom dentro. E allora loro erano lì senza lavoro, abbiamo fatto un giro sul peschereccio, mi hanno detto vedi non possiamo pescare il tonno rosso perché è protetto, e arrivano le portaerei giapponesi e portano via tutto il tonno leggermente fuori delle acque territoriali. Ma ho detto dovete istruire il tonno a sapere dove cazzo è la linea della linea dell'acqua territoriale in modo che entri un po' più di qua. Siamo in un mondo capovolto. Siamo in un mondo capovolto, siamo in un dramma come la peste nel 1300. Io mi sono andato a leggere un po' la storia, perché nella storia trovi degli spunti straordinari. Nel 1300 nasce la peste nera, e la peste nera che azzera metà della popolazione di tutta l'Europa. Da dove nasce? Chi la porta? La porta una nave genovese in Sicilia. E dalla Sicilia si sparge in tutta Europa, facendo la metà della popolazione scompare, la metà della popolazione europea dell'epoca. Si bruciano i raccolti, si fanno dei disastri, però il parassita del topo, il pidocchio del topo prolifica e va avanti e non si ferma. E adesso ha subito una strana mutazione questa peste nera, è diventata una peste rossa. È diventata qualcosa. €80 al mese alle famiglie definite come solo l'antipasto. Guardate che per l'amor di Dio, io ieri, guardando la TV, una partita di calcio, ho visto veramente qualcosa di strano, ho visto i funerali della Repubblica Italiana proprio in diretta, l'abbiamo visto i funerali. È già morta da 10 anni la Repubblica. Non c'è più lo Stato, dov'è lo Stato? Chi ha rapporti con lo Stato? Qual era lo Stato? Dov'era lo Stato? Sugli spalti o sotto gli spalti? Dov'era? Dov'era Jenny? Jenny, si chiama anche Jenny. Jenny a Carogna. Jenny a Carogna sotto e Renzi a Menzogna sopra. Si troveranno insieme nella segreteria del PD. E faranno una legge insieme, perché sono abituati a parlare tra loro. Ecco dov'è lo Stato, ecco perché il Veneto se ne va e vuole abdicare, ecco perché la Sicilia vuole stare per i cazzi suoi, adesso anche la Campania per i cazzi suoi e la Sardegna per i cazzi suoi. Ma io non sono contento di queste cose, io non sono contento. Ma la causa qual è? Qual è la causa per cui vengono arrestati 20 coglioni veneti, perché erano poi coglioncelli? Sono già scarcerati, non sono stati imputati di niente, ma sono sintomi. E allora da cosa dipendono? Da uno Stato dove il nostro Presidente della Repubblica riceve dentro il Quirinale un condannato in via definitiva come lo Pisano che va in televisione. Queste sono le cause poi della secessione. Lo Psiconano che oggi in televisione ha detto che io sono cattivo. No, non sono cattivo, io sono molto cattivo e sono molto cattivo con lui, sono molto cattivo con i suoi compari, sono molto cattivo con la gente che ha approfittato di questo paese per 20 anni, siamo molto cattivi. Ora io non voglio eccitare gli animi, siamo partiti, io non faccio più vita,
lo sapete meglio di me, ma sono forte come un toro. Mi vengono ad aspettare i giornalisti, guardate se c'è le televisioni, mi aspettano sotto casa, mi aspettano al bar, esco dall'hotel, sono già lì, sono walking dead, si buttano sotto la macchina, travolgono vecchi, bambini, travolgono tutto, perché no, e fanno domande perché non vogliono risposte, non vogliono informare, vogliono una parola, uno slogan, che mi scappi uno slogan per dire, per fare titoli sui giornali e aprire i telegiornali. Guardate che sono cose straordinarie quelle che stiamo facendo, è già iniziato un cambiamento epocale, un cambiamento che hanno fatto loro in Parlamento. Loro sanno molte più cose di me di cosa succede in Parlamento, sanno molte più cose di me, ma io vedere questo qui con la polizia che andava da questo Jenny e gli diceva a trattare se poteva giocare la partita, e dice: signor Jenny, possiamo giocare o non possiamo giocare? Allora, perché non c'è più lo Stato è una lettera che ti arriva, lo Stato, il rapporto che hai con lo Stato è una cassetta della posta che vai lì e guardi e speri che non sia quella cosa lì, quella lettera che inizia entro e non oltre. Queste società che sono parassitarie, parlo di Equitalia, che adesso dicono, diciamo tutte le stesse cose, state molto attenti, tutte le stesse cose. Ruse che si candidava e aveva tutti contro le banche, la JP Morgan, la Morgan Stanley, le banche che parlavano della sua poliomielite, lo dicevano il paraplegico coglione, lo offendevano, lui e la sua famiglia. Cioè, lo offendevano, la storia è sempre quella lì, io non sono Roosevelt, ma la storia è sempre questa, usano sistemi di informazione per diffamarti e poi mi danno del fascistello a me, ma è questo sistema di informazione che è fascista, questo è fascismo, depistare la verità. Ma scusate, io ho sempre fatto quello che ho fatto. Ma sono sempre quello lì, no? Non sono cambiato. Posso avere un po' di problemi perché oggi non mi si riconosce il diritto di satira che mi salvava dalle cause penali. Adesso qualsiasi cosa dico prendo una causa di diffamazione. Parlo, dico psiconano, allora l'associazione dei nani, dico ti querelliamo bastardo. L'associazione degli psicotici, che è tutto il PD, mi dicono anche noi. Quindi devo stare attento con le parole, ma sono sempre quello che entrava nei consigli di amministrazione, andavo alla Parma, andavo dentro la Telecom, sono sempre quello lì, io non sono mica cambiato, sono cambiati gli altri, non io. Io dico sempre le stesse cose, le mie battaglie le avete sempre condivise con me, battaglie con le multinazionali, si stanno comprando il paese. Se lo stanno comprando, prima arrivano Telecom, io sono andato al Monte dei Paschi di Siena una settimana fa per la seconda volta a vedere come smembrano le banche, come entrano i fondi americani, BlackRock, si chiamano BlackRock, questo fondo americano si sta comprando mezze banche in Italia, tutte le grandi aziende, entra nell'ENI, nell'IRI, entra nell'ENI, nella Finmeccanica, ci stiamo svendendo tutto sotto i nostri occhi. Perché? Perché dobbiamo svenderci tutto così e stare a guardare? Perché devo stare a guardare i pescatori di Mazara del Vallo che stanno morendo? Perché devo stare a guardare gli agricoltori che buttano via le arance siciliane per prendere quelle da Tunisi? Ma di che cazzo di mondo stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Arrivo dalla Sardegna, anche lì le pecore arrivavano dalla Romania. E i pastori se ne sono accorti perché belavano in rumeno, cazzo. Ma perché? E quant'è che parlo di queste cose? Quant'è che vi dicevo è che le patate fanno il giro del mondo e il kiwi arriva dalla Nuova Zelanda, come fa a costare come il kiwi che raccogli lì? Sono anni che parlo di queste cose. Adesso siamo al dunque. O le fermiamo o il nostro paese muore. Si stanno vendendo tutto, hanno messo già i ragionieri europei a fare gli inventari dei nostri beni culturali. Sono già sotto gli Uffizi a vedere il materiale che abbiamo per prendere e portare magari all'estero in mostre incredibili. Chiuderanno 250 università, delle più prestigiose, le daremo in mano ai privati. Chiuderemo gli asili nido, non ci sarà più un asilo nido statale. E che cosa dobbiamo fare? Diamo in mano la luce, il gas, l'acqua a multinazionali
che gestiscono poi come? Come fanno negli altri paesi, con le carte di credito. Tu paghi prima, carta prepagata, paghi prima il gas, paghi prima l'elettricità, poi appena finisce il credito io stacco, come in Grecia. E parlano di comunità europea, di Unione Europea. La Grecia si poteva salvare, era il 2% del PIL europeo. Si poteva salvare se era una comunità vera, l'Unione Europea. E invece è un'unione di banche, è un'unione di multinazionali. Sono tutti intrecciati tra loro. Io l'ho studiata bene la loro mappa del potere. Sopra ci sono 147 banche, sotto ci sono 13.000 multinazionali che sono collegate a 43.000 multinazionali. Se vai nella BCE, Banca Centrale Europea, dentro c'è la Bundesbank. Se vai dentro la Bundesbank c'è la Banca Centrale Europea. E questo e questa è una metafora, perché non si riesce a capire più niente. Ci hanno imbambolato di sigle, BCE, VTO. LTRO, non riesci, e allora quando non capisci ti ritrai, hai paura, ti sembra, e guardi questi ebetini che girano, cosa girano? Questa gente è senza emozioni. C'è una malattia che si chiama alexitimia, è la malattia che è, non hai più la capacità con questa malattia di riconoscere le emozioni degli altri e le tue emozioni, e diventi cinico, diventi cattivo, e sono è questa gente che hai davanti, Monti, è gente che fanno 2 più 2 4, mettono a posto i conti senza immaginare che quel 4 lì costerà magari 4.000 morti perché si ammazzano, perché non hanno il lavoro, oppure gente che chiude le aziende, la piccola e media impresa in ginocchio, l'agricoltura in ginocchio, loro fanno 2 più 2. E allora questa gente che mente continuamente, come fai a combattere con la menzogna? Non ce la fai, la menzogna è veicolata dai mezzi di informazione, veicolata. Siamo di nuovo messi dalla House of Freedom, una società che fa questi tipi di indagine, siamo di nuovo come Italia messi in un paese semilibero, i semiliberi insieme alla Grecia, di nuovo. Ecco perché non finirò mai di prendermela, ecco perché c'ho questo odio, c'hanno questo odio verso di me, i giornali, i politici, perché sanno benissimo cosa faremo i primi 100 giorni, il primo giorno che andremo a governare, perché ci devono far governare questo paese. Bene, li manderemo a casa, ma prima di mandarli a casa faremo una verifica fiscale su di loro, non su di noi, su di loro. Populista, sei un populista! Abbiamo gli algoritmi, sono tutti ingegneri informatici. Vediamo cosa avevano prima di entrare in politica, qual era il patrimonio loro, delle mogli, delle sorelle. Andiamo a vedere cosa hanno guadagnato e che patrimonio avranno quando usciranno, cioè tra breve. E se i conti non saranno congrui, ce li andiamo a prendere i soldi, perché ci sono, il popolo italiano è stato derubato semanticamente di 3 miliardi e mezzo che sono spariti con un referendum che diceva no al finanziamento ai partiti, hanno cambiato finanziamento con rimborso, sempre semanticamente, l'ha detto la Corte dei Conti, truffa semantica, ce ne ridanno indietro 3 miliardi e mezzo e vogliono andare a aprire le loro fondazioni con 2.150 appartamenti, loft, televisioni, uffici, ce li daranno indietro. E poi faremo una verifica fiscale anche sugli imprenditori, su questi prenditori. Questo De Benedetti che va in televisione a dire che io sono un fascistello, hai capito? Allora io voglio fare, e fanno dei dossier su di me, hanno fatto sull'Espresso, su Repubblica, Casaleggio, la Casaleggio guadagna 540.000 euro l'anno, guadagna, è il fatturato di un'azienda di 30 dipendenti, è il re, è il ricavo, toglici i costi, 540.000 di ricavi, meno i costi, viene uno stipendio normalissimo di un professionista, però il titolo di Repubblica è cascata d'oro, pioggia dorata, la pioggia dorata te la facciamo noi tra un po'. Hai capito? Fanno dossier su di me, sui soldi, non si capacitano,
non si capacitano che una persona come me, che riempiva gli stadi, che è arrivato a 67 anni, poteva starsene a casa con la sua pensione e i miei 6 figli, ma non ci, che cazzo stavo facendo? Cosa facevo in casa? Vedere i miei figli che andavano lì, uno parte, va in Australia, dice, sono, non ce la faccio più. Quella, tutti frustrati, uno lo licenziano al sabato e lo riassumono al lunedì e passa dalle domeniche dicendo, chi sono io papà? Chi sono io? E allora, potevo starmene lì? Ma mi avete fatto fare una vita meravigliosa per 41 anni e io ho sentito il dovere di mettere a disposizione la mia popolarità e la mia forza per mandare avanti queste persone senza soldi, perché se volevamo dei soldi, il potere con i soldi, ci tenevamo 42 milioni di euro e io facevo il tesoriere di 42 milioni di euro e noi non l'abbiamo presi. Allora, ma non ce la fanno, non ce l'hanno nel DNA, non possono capire che uno può fare delle cose per gli altri senza averne un ritorno economico, non ce la fanno, non ce la fanno quando vedono loro in Parlamento, non ce la fanno quando vedono Gian Russo, quando vedono loro, quando vedono lui, vedono delle persone che non hanno mai visto, proprio modificati geneticamente, degli OGM, vedono una figura che da 30 anni non c'era. L'onesto, cazzo, l'onesto, ma come si permette? Come si... Onesto e curioso, quindi il più stronzo di tutti è l'onesto e curioso, perché loro sono paranoici, hanno una paranoia talmente totale, perché fanno cose che non capiscono. Se andate a vedere il patto di stabilità, la legge, e lo leggete, io tramite loro ho visto quello che fanno, è una cosa veramente incredibile. La legge dice il comma 5 che modifica il comma 7 della legge 14 che va a modificare il comma 6 della legge 15. Loro dicono sì o no in base alle direttive. E noi, l'onesto, va a vedere il comma 5 che modifica il comma 17. E allora andiamo a vedere. Andiamo a vedere se ci sono le coperture finanziarie nelle loro sparate. Abolite le province. Cazzo, hanno aumentato di 36.000 i consiglieri comunali, di 5.300 gli assessori. Abolite le servizi. Risparmio 8 euro. Fanno così? E poi, poi dicono 80 euro dove li troviamo, che poi sono 53 di media. Sono 640 euro all'anno diviso 12 mesi. Fate i conti. E poi tolgono l'assegno del familiare a carico. Ma andiamo a vedere, li sputaniamo perché leggiamo la legge. Avete messo a 10 milioni, avete tolto a 5 milioni di famiglie. Ma che cazzo state dicendo? Allora hanno preso la legge e l'hanno modificata. Non hanno messo tolto, abbiamo tolto l'assegno familiare del coniuge a carico. Non hanno usato tolto, hanno messo armonizzato. Armonizzare, perché se tu non ti arriva l'assegno vai alla posta e dici scusi il mio assegno per il codice a carico dov'è? Non si preoccupi, lo stiamo armonizzando, lo armonizziamo. La presa per il culo, il cambiamento delle parole, usano la stessa tecnica pubblicitaria nelle leggi, l'asterisco. Lo sai meglio di me Gian Russo, hanno cambiato parole come indagato e imputato, indagato e imputato, indagato e imputato, sono due parole completamente diverse. Prima c'era la persona che era indagata, poteva essere ammesso agli arresti domiciliari perché sotto un'indagine potevi inquinare le prove, ma se togli la parola indagato e ci metti imputato devi essere sotto processo. Allora tu uccidi tua moglie, arrivano, ti prendono, non puoi andare agli arresti domiciliari perché prima ci vuole un processo che ti giudichi che sei un imputato. Il 416 ter ve l'hanno già spiegato, ma è incredibile questi favori. Questi favori, poi la mafia, lui si occupa di mafia, giustamente, è siciliano. Io la mafia la vedo dal mio punto di vista settentrionale e ve l'ho già detto una volta, la mafia ha fatto un salto di qualità, ha fatto un salto, sono i figli dei mafiosi hanno dei master di Harvard, sono nei consigli di amministrazione, sono dentro dei sistemi, sono con la giacca e la cravatta e se diamo ancora così... La parvenza che il mafioso è tutto un gurto, la minga. Non è più così. C'è ancora una fascia di manovalanza, ma la mafia si è trasferita dove ci sono i soldi. Ora io voglio descrivervi, è una cosa che dicevo 15 anni fa.
Io descrivevo che cos'è un'associazione a delinquere. Perché un siciliano di nome Genovese di Messina viene incriminato, lo devono arrestare, ma in Parlamento, per associazione a delinquere, per aver fatto dei casini, per riciclaggio, i corsi di formazione, avete capito in che mani siamo? I corsi di formazione, mio figlio lavora e il 50% della sua paga se lo prende un corso di agenzia, abbiamo i tramite, ma stiamo scherzando? Bene, questo Genovese ha preso quasi 20.000 preferenze, è in Parlamento, si deve processare. E allora la Boldrini, questa non so neanche come definirla, la Boldrini, sembra l'addolorata, è l'addolorata, la Madonna addolorata, sembra, è addolorata. Adesso deve calendarizzare questa cosa qua. Secondo voi calendarizzerà questo problema di Genovese prima delle elezioni o dopo? Perché se calendarizza dopo vuol dire che usa i 20.000 preferenze che ha preso quel signore lì. Siamo in mano a questa gente qua che mette dentro e mistifica le leggi qualsiasi cosa. Loro devono votare in 4 ore un decreto legge sul femminicidio. Siamo tutti d'accordo a proteggere le donne, ma se nel femminicidio mi ci metti un condono per lavori pubblici messo lì, oppure un aumento di spesa per la sicurezza del TAV, mi ci metti queste cose, come fai a votare sì? Come fai a votare sì? Infatti abbiamo votato no e sui giornali il Movimento 5 Stelle a favore della violenza sulle donne. Oppure i 7 miliardi e mezzo alle banche private messe nella seconda rata dell'IMU. Eravamo tutti d'accordo per togliere la seconda rata dell'IMU. Con un'alzata di mano si faceva. Ci hanno messo dentro 7 miliardi e mezzo alle banche. E guardate che la Banca d'Italia non è una banca qualsiasi. C'è 2.500 tonnellate d'oro. Adesso è un azionariato diffuso, se la possono comprare le banche tedesche, francesi, i fondi pensione inglesi. Se si comprano una banca così, noi ha voglia a riprenderci la lira. Allora questo problema qua lo dobbiamo risolvere, non si può più risolvere a Palermo, non si può più risolvere a Roma. Ormai siamo preda di questa gente che ha firmato delle cose incredibili. Luglio 2011, Festival dell'Unità. Floris intervista Bersani e Bersani sul Fiscal Compact, quello strumento che ci dovrà far tagliare 50 miliardi all'anno ogni anno per 20 anni. Bersani dice: non sono mica scemo, figurati se noi firmiamo una cosa così che ci impicchiamo da soli. Andatevi a vedere l'intervista di Floris nel 2011. Dopo 3 mesi il PD firma all'unanimità questa porcata incredibile. Andate a vedere che cosa ha detto Tremonti del PDL, la stessa cosa, luglio, di nuovo 2011, 2 mesi dopo il PDL all'unanimità vota queste robe qua. Vuol dire taglio di 50 miliardi, vuol dire che ci spolperanno qualsiasi roba, vuol dire che hanno già messo nei loro CDA i parenti, il commercialista di Renzi nel CDA di aziende, il suo commercialista, il suo avvocato, li hanno già messi lì, stanno cedendo le cose, la Piaggio, la famosa Piaggio degli avioggetti privati, che era un nostro orgoglio, se li sono comprati gli arabi, la stanno smontando, portano l'azienda da un'altra parte e che cosa fanno? Fanno veicoli, fanno piuttosto avioggetti da combattimento, fanno i droni, oggi la guerra non si fa con gli F-35, gli F-35 non valgono più un cazzo, lo sanno benissimo. E poi se vai a vedere dove costruiscono gli F-35, gli italiani assemblano pezzi, assemblano, manutenzione, assemblano. Noi siamo condannati a fare manutenzione, a fare gli operai, e quando c'è il lavoro, perché quando giustamente c'è il movimento dei disoccupati. Sono andato a Napoli, c'è un movimento dei disoccupati, quelli che sono disoccupati dal 1847. Cazzo. Ma il lavoro è diventata la più incredibile forma di ricatto degli ultimi 50 anni. Lavoro. Il PD ha ricattato milioni di lavoratori con i sindacati, il lavoro. Il lavoro si può risolvere con reddito di cittadinanza. Il lavoro non ci sarà più tra un po'. Se il lavoro se ne va, non puoi far andare via insieme al lavoro le famiglie. Le famiglie le devi salvare. Si chiudono le aziende, va bene. Ci ripenseremo, vediamo una riconversione.
ma per almeno ti salvo, ti do uno stipendio per 3 anni, ti offro 3 lavori e se non accetti perdi il reddito di cittadinanza, come in tutta Europa. Ma perlomeno hai 3 anni di scelta, è il nostro punto numero 1 del programma. Perché molte persone sono convinte di avere un posto di lavoro, ma in effetti non hanno un posto di lavoro, hanno un posto di reddito. Perché è il reddito che ti tiene dentro la società o ti fa espellere. E allora accetti qualsiasi cosa, vedo dai miei figli. Magari hanno lauree, master e devono fare lavori per acchiappare qualsiasi cosa viene. Ma è vita questa qua, è vita. La crescita non crea posti di lavoro, li toglie la crescita. Perché aumenta la produttività, aumenta l'innovazione, aumentano queste cose qui. Aumentano il lavoro delle macchine, della robotica. Io facevo vedere, 4 anni fa, presentavo una stampante 3D, ve la ricordate? 900 era un prototipo, dove io mettevo della plastica, prendevo un file da internet, inserivo nella macchina, e la macchina faceva fischietti, portatelefoni, oggettini, tutti i Pokémon di mio figlio li ho fatti così. Non andavo più a comprarli in un negozio. Ma in 4 anni oggi le stampanti costano $50,000. Negli Stati Uniti sono dentro il comune e ogni cittadino va lì, paga e si fa l'oggetto di cui ha bisogno, dalla canoa alla dentiera alla casa. Fanno case di 100 metri quadri con questa tecnologia. Quindi si consuma metà materiali, un terzo di energia e un terzo di lavoro manuale. Il futuro sarà quello lì. Cioè, allora bisogna attrezzarci, allora i posti di lavoro dove li troviamo? Cazzo se li troviamo! Allora, un passaggio epocale di civiltà, passare dal fossile alle rinnovabili, dai da lavorare a 100, 200, 300, a milioni di persone. Fare le case passive, ti spiegavo prima a te, le case passive vuol dire che oggi le case consumano energia, dipendiamo dal gas di Putin, dipendiamo da questa gente qui, quando la nostra casa potrebbe essere autosufficiente e produrre qualcosa di più anche. Oggi le tecnologie ci sono, potremmo farlo, e oggi il 98% di case potrebbero essere restaurate e rimesse in consumo energetico efficiente con la gente dentro. Con la gente dentro, c'è una tecnica che la gente sta dentro, non se ne accorge neanche. Mettono dei cappotti esterni, mettono i doppi vetri, non dai disagio alla gente che ci vive. Metti un cogeneratore a olio di colza e da 400 kW metro quadro anno passano a 4 kW metro quadro anno. Lo Stato si occupa di questo, spende dei soldi, investe, ma la casa che ha speso dei soldi vale il 10% di più sul mercato perché non consuma energia. Sono questi i passaggi che dobbiamo fare. Lo fanno in Alto Adige, lo fanno in Germania. E io che giro? Vado al Monte dei Paschi, vado lì dove abbiamo bisogno di grandi capitali. Col crowdfunding non ci sono più bisogno di mettersi in mano agli usurai. Piccoli imprenditori, l'imprenditoria di rapina è finita. Ecco perché siamo qua. È finito un mondo, come è finito il comunismo, che ci abbiamo creduto tutti nel comunismo. Eravamo tutti felici di essere comunisti, perché era un sogno, erano i festival dell'unità. Era darsi una mano uno con l'altro, uno friggeva, l'altro andava. Era il senso di comunità, la meraviglia del comunismo. Poi è stato applicato male, malissimo. Ed è arrivato il capitalismo, questo capitalismo di rapina, che non è stato applicato male, è proprio così. È proprio così, non prevede la democrazia questo capitalismo qua. Prevede la disintegrazione degli stati, prevede la rapina degli stati. Infatti il capitalismo che funziona è quello cinese, perché ci sono i maoisti sopra. E allora siamo costretti a immaginarci un piano B per voi, per le vostre famiglie, un piano B. Un piano B cosa produrre? L'economia non è lo spread. L'economia è cosa fare di 100 miliardi di tonnellate di materiali che consumiamo ogni anno. E che in 8 mesi 100 miliardi di tonnellate tornano o in discarica o in inceneritore o nelle falde acquifere. Vuol dire che tutto ciò che produci e butti via te lo mangi, te lo bevi o te lo respiri. E allora si può produrre in un altro modo? Può un rifiuto di un'azienda essere la materia prima di un'altra azienda? Io ho fatto un giro in India, 1,5 miliardi di persone. Le macellerie, 500.000 macellerie fanno già così.
lo scarto di macelleria che prima buttavano via e doveva pagare il macellaio per farle smaltire, oggi è materia prima di aziende che si sono formate per usare quegli scarti lì per fare vermicoltura, vermi. Aziende che producono vermi dagli scarti delle macellerie, coi vermi li vendono alla pescicoltura. E la pescicoltura, quando ci sono gli scarti dei pesci, prendono il fondale dei pesci e lo vendono a chi coltiva funghi. E così si ricicla tutto, zero rifiuti, zero rifiuti. Allora bisogna averci architetti, design, persone intelligenti che riprogettano tutte le cose. E invece siamo qua a parlare di cose che non capiamo. Europa, cos'è? Io ci sono stato due volte. Ci sono andato due volte perché, come ha detto prima, come hanno detto loro prima, ci sono andato per verificare dove andavano i nostri soldi. Noi diamo quasi 15 miliardi all'anno all'Europa, siamo il terzo finanziatore. Ce ne ridanno 9, se ne tengono 5. Con i 5 che si tengono, una parte di questi finanziano le nostre aziende che delocalizzano in Romania. Noi abbiamo 36.000 aziende in Romania che fanno il 3% del PIL rumeno. Con i soldi che noi diamo all'Europa, che l'Europa con i nostri soldi dà al governo rumeno, e il rumeno gli fa gli sconti ai nostri. Allora ho detto, ma scusate, tutta questa celebrazione della malattia mentale, perché non ce li teniamo questi 5 miliardi? Diamo gli stessi soldi alle nostre piccole e medie imprese, le facciamo lavorare qua. Vuoi una defiscalizzazione i primi 3 anni? Te la do, ho i soldi per poterlo fare. Vuoi che se reinvesti nella tua attività non paghi tasse? Benissimo. L'INPS, se assumi sotto i 35 non ti fanno pagare. L'IVA la paghi quando la incassi. Abbiamo tutte le coperture del mondo. E allora 5 rimangono là e 9 ce li danno. 9 vanno in Sicilia, in Campania e in Calabria. Spariscono. Un po' per pigrizia, un po' perché della minchia, se ne vanno. E non senza che noi possiamo controllare nulla di questi soldi. Se andate a vedere chi li prende, la maggior parte sono società pubbliche, non private. Il privato ha difficoltà ad accedere ai finanziamenti europei, molta difficoltà. Non sappiamo nulla. E allora questo non sapere nulla è la loro forza. Non sappiamo nulla che cosa vuol dire essere europeo. Che cosa vuol dire essere europeo? E ti senti europeo? Può darsi di sì, può darsi di no, ma non lo so. Specificami cos'è l'Europa. Un'Europa che parlano 28 lingue? 28? Vuol dire che una legge viene tradotta in 28 lingue e rimane la stessa secondo voi? Vuol dire che una legge lituana tradotta in olandese, in bulgaro, in polacco e in italiano rimane la stessa? I traduttori, i traditori, chi sono un terzo del bilancio dell'Unione Europea? Sono le traduzioni. Cosa traducono? Le parole, bene, le parole hanno magari doppi sensi, doppi significati. Burro, da noi burro è il burro. Per gli spagnoli è asino. Ora lì è semplice perché è difficile spalmarsi un asino su una fettina di pane. Però, one billion, la parola billion la sentiamo. Bene, per Francia e Stati Uniti billion è 10 alla nona, 10 con 9 zeri. Per tutto il resto del mondo, per noi l'inglese per tutto il resto del mondo, è 10 con 12 zeri alla dodicesima. Ma 10 alla nona e 10 alla dodicesima sono due misure completamente differenti. Se fai un trattato nucleare, per esempio, e fai il trattato, poi metti questi sistemi, li impieghi nella centrale nucleare, poi vedi il fungo e dici, cazzo, ma cosa hai messo, 10 alla nona o 10 alla dodicesima? Allora spendiamo soldi per non capirci tra noi, perché essere europeo non significa nulla oggi. Io voglio che l'Unione Europea si tramuti in una comunità europea di cittadini e bisogna andare là e aprire, sapere che cos'è il Parlamento, non va nessuno a votare e se voi continuate a non andare a votare fate il loro gioco, fatelo pure, ma fate sempre il loro gioco, loro tireranno a non farvi andare a votare dicendo ma che cazzo ve ne frega dell'Europa. Noi andiamo lì con 7 punti precisi, fiscal compact, via, non lo trattiamo neanche, via il fiscal compact, non l'abbiamo firmato noi e il fiscal compact non lo poniamo neanche in essere. 50 miliardi, pareggio in bilancio, il pareggio in bilancio è una truffa, è delegare la tua politica fiscale a della gente straniera.
Non puoi sforare. Ma perché non posso sforare? Se io investo su mio figlio, posso fare un debito perché investo su mio figlio. Poi deciderò io se fare un debito è buono o no. Ma se io faccio un mutuo per comprarmi una casa, non me lo posso fare perché non posso sforare, perché faccio un debito. Cos'è il debito? Il problema? Il problema è il debito se non è il tuo. Perché noi abbiamo di due tipi di debito. Il debito dei giapponesi. Il paese più indebitato del mondo, dopo gli Stati Uniti, è il Giappone. È l'economia, una delle economie più forti del mondo. Eppure ha 20.000 miliardi di dollari di debito, quasi 10 volte il nostro debito. Solo che in mano, non è in mano alle banche straniere, è in mano ai giapponesi. Allora, quando non riescono a rimborsare, la banca centrale giapponese dice: non mi puoi dare il 2%, non mi puoi dare l'1, mi dai lo 0,6. Il tasso dei BTP giapponesi è il più basso del mondo, 0,6. Il prodotto interno lordo è 8.500 miliardi del Giappone. E sai cosa fa la banca giapponese? Stampa yen per un totale di 3.500 miliardi di dollari che investe nell'economia interna. Investono 3.500 miliardi all'anno di soldi stampati da loro in tecnologia, università, educazione, infrastrutture della gente, e sono e hanno il più basso tasso di disoccupazione del mondo, entro il 2%, praticamente non c'è un cazzo di disoccupato. E poi ci siamo noi col nostro debito, attenti. Scusate se vi dico queste cose, mi piacerebbe più farvi delle battute, magari vi annoiate un po', ma la verità è questa. Noi abbiamo il debito, che è diversissimo. Perché? Perché nel 2011 noi falliamo. Abbiamo un debito nel 2011 di 1.900 miliardi, metà di quel debito lì in mano alle banche tedesche e francesi. Ora, se tu, un tuo cliente è pieno di debiti, ti deve dei soldi, tanti, lo fai fallire? Non lo fai fallire, lo tieni un po' lì. Gli dici: no, guarda, se mai ti aiuto, pagami un po' più là. Lo tieni lì perché vuoi prenderti la maggior riscossione possibile del tuo credito. E allora, se fallivamo noi nel 2011, ci portavamo via Francia e Germania. Falliva l'Europa. Mandano Monti, Rigor, Monti. Rigor arriva e dà una stretta e tutti i parametri sono peggiorati. Allora, dal 50% che avevano le banche straniere con noi, si riprendono il 20, e oggi il 30% del nostro debito è in mano alle banche tedesche e ai fondi americani e inglesi. Per piacere, se tu hai il 30% hai ancora una forma di contrattazione. Siamo ancora in tempo ad andare lì a giocarci quel 30% lì di voi. Allora fate come dico io, se no non vi diamo più niente. Poi diglielo sulla faccia, ma se loro si riprendono i crediti, siamo rovinati, ci mollano come la Grecia. E allora, abbiamo una contrattazione, il debito, cazzo, non è nostro, delle famiglie italiane, è delle banche straniere. E allora posso andare lì e dire: questo debito è immorale, come ha fatto Correa, presidente dell'Ecuador, ha detto: questo debito è immorale del Fondo Monetario, non l'hanno pagato, come ha fatto la Germania nel 1953, che aveva 25 miliardi di euro di danni di guerra e non ha pagato un cazzo a nessuno. E allora non possiamo farlo noi. Scusate, qua regge un bilancio 3%, parametri che non sappiamo niente. LTRO vuol dire che la banca centrale presta dei soldi alle banche private perché non può prestare agli stati, le presta all'1%, la banca le prende e le reinveste al 5%, guadagnando il 4%, su 400 miliardi dell'anno scorso il 4% sono 16 miliardi che le banche si sono messi dentro. E allora, se non andiamo a toccare quel potere lì delle banche, che è al centro di questa disintegrazione del patrimonio di milioni di italiani e milioni di europei, non combiniamo niente. Sono andato al Monte dei Paschi, già in mano ai fondi americani, è già in mano, la prima banca, la più vecchia d'Italia, del mondo, 22 miliardi era nel 2005, oggi 2 miliardi e mezzo. Le azioni erano 5 euro, adesso sono 20 centesimi. Tutti i fondi, i TFR, tutti i TFR dei loro impiegati, dei loro dipendenti, comprati a 4 euro, a 5 euro,
0,20, 0,10, 10 centesimi, 20 centesimi. Gli azionisti disintegrati. 22 miliardi, il doppio della Parmalat. Hanno venduto tutto, hanno comprato banche al doppio e rivendute alla metà. Hanno fatto il più grande aggiotaggio del mondo. E lì c'era Profumo, un grande banchiere che arrivava da Unicredit. Profumo era l'amministratore delegato dell'Unicredit e aveva fatto all'Unicredit nel 2012, nel 2011, 1 miliardo di utile, 2012 3 miliardi di perdita, 2013 13 miliardi di perdita, 13 miliardi di perdita a perdere Unicredit e lui viene andato via con 40 milioni di euro di bonus. Allora, fermo un po', quello che proponiamo è questo. Se fai l'amministratore non puoi guadagnare più di 12 volte il tuo impiegato, 1-12, non più di 12 volte, non 1240 volte come Profumo. Allora, chi detta il bonus e chi ti conferma amministratore è il piccolo azionista, un clic sul computer, dici ogni anno confermi, non confermi, se è andato bene ti diamo un piccolo dono e la tua paghetta è un dodicesimo, cioè è 12 volte quello che guadagna il tuo impiegato. Noi portiamo queste robe qua. Beh, sono andato lì a dirglielo sulla faccia, a dirgli le cose. Niente, sorrisini. E io ho detto, e il PD cosa fa? Di chi è la colpa della banca del Monte dei Paschi di Siena? La fondazione, chi ci ha messo dentro la fondazione? Ce l'ha messa la provincia, la regione e il comune. Tutto il PD. E allora un amministratore se entra lì e mancano 20 miliardi, la prima cosa che fa va a vedere dove sono andati a finire. E allora era da mettere sotto processo tutti i vertici del PD dal 95 a oggi. E da mettere sotto processo la Consol, la Banca d'Italia che doveva controllare e non controlla più niente. Sono discorsi pericolosi. Molto pericoloso, si è buttato uno dalla finestra, non è successo niente, ma di chi è la responsabilità morale di queste cose qua? Allora noi cambieremo, ce la faremo a cambiare, ce la faremo, andiamo lì in Europa e dovranno starci a sentire. E se noi vinciamo queste europee, prendiamo un parlamentare più del PD, è finita perché non c'è più, saremo il primo, veramente il primo movimento in Italia, lo siamo già, abbiamo fatto un sondaggio noi, vero? Siamo all'89%, mancano questi 11% che non vogliono, che sono lì. Noi non andiamo lì a cambiare un partito con un altro, non ci interessa. Noi siamo costretti a pensare in un altro modo, pensare all'educazione dei nostri figli, le scuole, in un altro modo. Pensare il PIL, che sono cose vecchie degli anni 70, il PIL, la crescita, ancora questi parametri, lo spread, non vuole dire niente, ci hanno preso per il culo negli ultimi 20 anni. Questa gente deve andare a casa immediatamente, e lo sanno. E se noi prendiamo un voto in più del PD alle elezioni, andremo davanti al Quirinale a parlare col vecchietto lì, e il vecchietto dovrà fare una scelta, che sarà quella di andare a Cesano Boscone col nano a tirarsi sul morale l'uno con l'altro con i malati di Alzheimer, va bene? Questa è una promessa. E poi andremo alle elezioni, perché questo governo non è stato eletto da nessuno, è anticostituzionale, non può fare una legge elettorale. Con i massoni fanno le leggi elettorali, non è giustificato in niente. Allora andiamo alle elezioni e vinceremo le elezioni politiche e potremo governare con questi ragazzi meravigliosi che hanno fatto una vita incredibile e stanno diventando competentissimi, perfetti, onesti, per bene. E specialmente in Sicilia, 14 persone che hanno preso uno stipendio di 3.000 euro invece che 20.000 e hanno messo in un conto per aiutare la piccola e media impresa, conto che la regione non voleva. E devono stare a sentire uno come Crocetta che si dà la fiducia e poi si sfiducia da solo. Ma che cazzo fai? Sei autosfiduciato da solo. Allora, basta, questa gente se ne deve andare. Andremo... vinceremo le europee, andate a votare, andateci, perché se non andate loro giocano al fatto, è sempre stato così in Sicilia, Lombardia, dicevano non andate a votare, tanto è lo stesso, perché se non andiamo a votare vincono di nuovo loro,
e non succede di nuovo niente. Io voglio vedere questi ragazzi di 20 anni. Noi abbiamo 600 liste, l'anno scorso erano 200 liste, adesso sono 600. Vuol dire che ogni lista ha 20 persone. 600 per 20 sono 1200, vuol dire che noi stiamo, abbiamo già sul territorio 12.000 persone che andranno ad amministrare il bene pubblico, incensurate per bene, e ci guardano in tutto il mondo. Questo è un movimento nato, ricordatelo, che è nato il 4 di ottobre del 2009, neanche 5 anni, il giorno di San Francesco, e le nostre parole guerriere sono che nessuno deve rimanere indietro con reddito di cittadinanza, che siamo una comunità e dobbiamo diventare una comunità italiana, e quando diventeremo una comunità italiana diventeremo una comunità europea. E Bergoglio è venuto dopo. Sei iscritto al blog, Bergoglio? Quindi ne abbiamo di fatto di strada, ma ne facciamo ancora. Non ci fermano. Sono incattiviti. Chissà cosa si inventeranno su di noi, droga nella macchina. Perquisitevi prima di andare a casa. State molto attenti. Allora, noi dobbiamo potenziare piccola e media impresa. Ma ci sono delle realtà meravigliose qua. Io l'ho girata tutta in campo, la vostra terra. Sono andato in quel paesino di Favara, ristrutturato da un notaio a sue spese, ha ristrutturato il centro di Favara, era pieno di microcriminalità, era quella con più microcriminalità della Sicilia, spacciavano brioche agli asili, te lo ricordi? Ha ristrutturato, ha fatto bilocali, trilocali, un notaio, uno come te, uno come me, come voi, con i suoi soldi. E adesso invita persone ad abitare lì gratuitamente, che sono artisti di tutto il mondo, e contraccambiano, invece di pagare un affitto fanno opere d'arte, fanno disegni, statue, e vengono gli architetti di tutto il mondo a vedere Favara. Eppure è l'idea di una persona, non servono i politici, serve noi, la rete, convergere molte idee, molti pareri su un problema, e la rete li porta a casa. Noi siamo un movimento nato così. E stiamo mettendo, abbiamo votato in rete, votato significa che io col mio cellulare ho votato i 73 parlamentari che andranno in Europa, ho fatto le mie scelte, ho dato 3 preferenze dentro in macchina col cellulare, senza spendere nulla, e ci sono 73 candidati incensurati, sconosciuti alle procure, che andranno lì e rivolteranno l'Europa come una calza, perché lo faremo, creeremo trasparenza in questa cazzo di Europa che non conosce nessuno. Io vi abbraccio e che la minchia sia con voi. Signori, momento, vi dico questo, movimento del... Vi dico questo, questo è il voto, il 25 di maggio, più politico della nostra vita. È veramente il più politico, perché non c'è da scegliere un programma o un altro, diremo tutti le stesse cose, bisogna vedere a chi credete, se per convenienza allora fate le vostre scelte. Però è il voto più politico della nostra vita, c'è da scegliere finalmente o noi o loro, e sceglieremo noi. Ciao a tutti, grazie. Vai con la musica.